Siamo con il mister dell'Ischia per presentare la partita di domenica mattina contro la Costa Orientale Sarda, però mister, io vorrei partire un attimo dalla partita contro il Flaminia, perché lei era squalificato. Abbiamo sentito mister Corino dopo la partita, il suo commento dopo la partita contro il Flaminia qual è? Ma è stata una partita dove abbiamo fatto, secondo me, discretamente, dove era una partita che non si doveva perdere proprio. Però è stata una partita che l'abbiamo persa perché abbiamo fatto proprio degli errori individuali. Secondo gol di 3 o 4 di conseguenza. Di solito noi almeno sta roba qua siamo abbastanza attenti, abbiamo. Anche perché, però, ci capita sempre spesso che noi nelle partite dove a un certo punto sembra che le teniamo sotto controllo, come a Ostia, come contro la Romana, che poi insomma, quella partita siamo riusciti a pareggiarla, e domenica scorsa, dove era una partita secondo tempo che eravamo sotto controllo, era una partita che gli avevamo preso campo in una situazione di gioco facile di lettura facile, siamo riusciti a pigliare gol. Questa purtroppo qua, poi ti capita sta roba qua, dopo non è che tu ogni volta riesci poi sempre a rimetterla a posto la partita, quindi dopo ci sono state 2 o 3 situazioni dove si poteva fare gol, non si è fatto e abbiamo perso la partita. Io le chiedo riguardo sempre la partita con il Flaminia, la situazione offensiva, nel senso che l'Ischia ha trovato un altro legno, ha trovato un'altra partita in cui ha costruito tanto, però non è riuscito a segnare, e anche però riguardo la fase difensiva, forse la prima partita in cui l'Ischia, difensivamente parlando, forse non è stata a come ci ha abituato, questo almeno No, ma come. no, in una partita che tu vai a giocare fuori casa, 2 o 3 occasioni gliele devi dare. Se tu in una partita, una squadra che gioca in casa, non fa 2 occasioni o 3 occasioni, hanno fatto il gol, hanno fatto i 2 gol su 2 errori nostri, il primo anche dopo 1 minuto. Hanno avuto una palla al secondo tempo che ha tirato di sinistro proprio all'inizio del secondo tempo, e poi dopo no, da fuori, neanche dentro l'area. E poi dopo abbiamo preso gol. È una partita che tu fai 90 minuti e hai preso 2 gol, 2 situazioni da fuori area, gliele puoi anche concedere. È normale che sul primo gol dovevamo stare più attenti, e quando hanno fatto il 2 contro 1 con Giovanni Barillano, Giovanni è un calcio d'angolo, non deve farle dare la palla al numero 10, ma gli deve far mettere la palla, perché tanto è un calcio d'angolo di solito lo crossa, si crossa, quindi era da fare l'incontrato, invece lui è andato sulla palla per non fare mettere la palla in mezzo. Poi, invece questo era uno schema, no? Ha dato la palla al 10, 10 si è centrata, tirata, ha preso l'incrocio dei pali. Quello è un errore, perché no, lo deve far crossare almeno. Poi dopo anche sul cross potevamo pigliare cura anche su sta situazione 2 contro 1, però poi dopo nel complesso, se tu vai fuori casa e concedi 2 occasioni, 3 occasioni, va bene, perché poi non giochiamo solo noi, ci stanno anche gli altri, e ci sta in una partita, anche se noi in tutte le partite, anche in casa, se tu ci fai caso, all'inizio della partita, nei primi 10 minuti, rischiamo sempre di prendere gol, abbiamo poca attenzione, invece dobbiamo subito dall'inizio della partita partire concentrati come deve essere una squadra di calcio. Invece noi per partire ci mettiamo sempre un po' di tempo. L'attenzione è fondamentale, noi questa cosa qua ce la diciamo sempre, però poi dopo ci capita spesso nelle partite, dopo 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti di partita, che rischiamo di prendere gol. È una questione di attenzione, è una questione di squadra, di essere più concentrati su quello che facciamo subito da quando l'arbitro fischia all'inizio della partita fino alla fine. Questo è fondamentale. Sempre. Delle volte c'è andata bene, perché pure a Uri lì in Sardegna, che noi abbiamo fatto secondo me una grande partita, però i primi 10 minuti abbiamo rischiato 2 volte di prendere gol.
Poi dopo negli 80 minuti siamo stati molto bravi. Dopo il secondo tempo, anche lì un paio di volte come è cominciato il secondo tempo abbiamo rischiato, poi dopo no, quindi è una questione di attenzione, dobbiamo essere più attenti nella partita. Domenica rientra Monturi, si è recuperato, rientra Monturi. Ragazzo ha fatto 50-60 minuti, ha fatti bene, dopo la partita volevo mettere un po' più di struttura fisica, anche insomma avere più qualità in quella zona del campo, perché in nella partita di domenica giocavamo quando non c'avevamo la palla 4-3-3, lui doveva fare la mezzala, Simone, e poi dopo invece quando ce l'avevamo stavamo 4-4-2, che veniva, si apriva Valerio, si veniva dentro, si avvicinava Quirino con il gol, quindi era un 4-4-2. No, lui ha fatto molto bene nella partita, ha fatto molto bene. Se oggi Patalano si è fatto male, si è sentito tirare a linguine, quindi no, credo che non credo che, cioè adesso lo dovranno insomma vedere i medici, ma non credo che possa essere la partita domenica. Ma è ancora un po' in ritardo, lo vedo ancora in ritardo anche durante un quarto d'ora. Dare un cambio a Davide per un pochettino di qualità, ha avuto pure un'occasione, insomma, si è inserito bene, ha avuto un'occasione quando Valeria ha crossato, lui è arrivato da solo, poteva fare insomma tante cose, ha fatto quello che non doveva fare, però è un ragazzo molto serio, secondo me ha buone qualità, è normale che ha, in questo momento ha poche condizioni, secondo me. È una squadra complessivamente, una squadra buona, una squadra forte, ha tanti giocatori, anche se gli mancherà un paio di giocatori, due under, poi hanno avuto un sacco di problemi, due over importanti, hanno avuto un sacco di problemi con gli under, che ne hanno persi due o tre, però è una squadra buona, una squadra che cerca di giocare, una squadra che gioca spensierata, perché sono in secondo in classifica, credo che forse non si aspettavano neanche loro, nel senso che lo stanno facendo molto bene, una squadra che gioca bene, una squadra che verrà a giocare la partita, e quindi noi dobbiamo assolutamente fare una grande partita e fare tutto quello che abbiamo preparato e tutto quello che ci siamo detti, perché veniamo da quattro partite che abbiamo fatto due punti e bisogna vincere, insomma. Noi dobbiamo provare a vincerla, perché noi è da un mese che non si vince una partita, quando abbiamo finito, insomma, quando ci sono state le feste. Quindi noi è fondamentale cominciare di nuovo a cambiare questo trend, che ormai è da un mese che non, questa cosa mi infastidisce. Non esiste mattina, però ci stiamo allenando, ci siamo allenati solo mercoledì pomeriggio, poi tutta la settimana, e martedì, questi tre giorni, giovedì, venerdì, anche domani ci alleniamo di mattina per all'orario della partita. È un piacere che ci ha chiesto questa società, che all'andata ci hanno trattato veramente molto bene, quindi è un piacere ricambiare quello che ci è stato fatto noi all'andata con veramente ci dobbiamo adattare. È un orario strano, è un orario che di solito non si gioca, si gioca nel campionato d'eccellenza, l'anno scorso lo facevamo sempre, e quindi quando, cioè, sempre che ci è capitato parecchie volte, quindi noi non è quello, l'orario può essere un po' così, però noi al di là dell'orario non deve essere una partita, dobbiamo fare una partita, cercarla di farla bene, di essere attenti nei 90 minuti e di essere più possibile aggressivi, e poi quando noi arriviamo nei 20 metri essere cattivi e fare la scelta giusta. Ma questo è un buon cuore, non è quello il buon per me, nel mio piccolo, quando mi capita, non ero io, mi presentavo tante volte davanti alla porta. Quando mi presentavo ero abbastanza freddo, è una questione di caratteristiche del giocatore, insomma, avevo
questa caratteristica me l'avevo, poi avevo tanti altri difetti da giocatore, quindi non è che è così, devi essere cattivo, devi essere abituato a fare gol, poi dopo è sempre quando ti abitui a fare gol, dopo è quando ti trovi tante volte davanti alla porta, dopo diventa un'abitudine, l'abitudine ti porta poi ad essere cattivo e determinato a fare gol. No, vabbè, ma adesso lo stanno mettendo a posto, spero che domenica insomma il campo sia abbastanza buono da poter fare una partita come la facciamo noi. Giovanni Matt resta fuori, adesso Padalano dobbiamo vederlo, credo che poi dopo alla fine, credo che no. Perché si è sentito tirare a Linguine, stava calciando, ha sentito tirare, quindi sicuramente oggi è venerdì, non lo so lui com'è. E poi Pasquale Chiariello che sta fuori, Luigi Buono e quindi siamo questi insomma. Vabbè, Luigi Castagna, l'ho detto. Sì, no, si sta allenando, ci vorrà penso ancora un po' di tempo, però già il fatto che incomincia a correre, già da un po' che corre, sono 2 o 3 settimane, siamo insomma è in discesa, no? Dall'infortunio è in discesa, quindi mi auguro insomma che fra un mese e mezzo, 2 mesi, insomma, cominci a stare con noi nel gruppo, che è importante per lui e per noi. Con il ritorno di Giacomo Marro, come si modella il centrocampo per la partita di domenica, che considerando Patalano un po' in dubbio? Abbiamo altri under, adesso non ci mancherà Patalano, ci sta Matteo Arcamone, ci sta Spintuccia, ci sta Bisogno, ci sta Simone Di Meglio, ci sono gli under, quindi adesso quello che più ha più vantaggio, quello che insomma nei tre centrocampisti è sicuramente Matteo Arcamone, che tanto lui o Spintuccia o Patalano, adesso Patalano si è fatto male, c'è Spintuccia che è una mezzala. E Matteo che è una mezzala, Matteo è un giocatore titolare di questa squadra, quindi non ci sta nessun tipo di problemi. È un giocatore che da quando è arrivato sta facendo tanto parlare di lui, parlo di Talamo, le chiedo se è parlato tanto questa settimana, forse di più delle altre, di una sua panchina, di un suo momento complicato, di un suo momento negativo, panchina, forse no. È una domanda che le abbiamo posto tante volte. Noi questo momento sta facendo la prestazione, è normale che noi ci aspettiamo di più, no? Nel senso di gol, no? Lui oggi, domenica credo abbia fatto una buonissima partita, ha avuto l'occasione al 90esimo, ha preso il palo interno, la palla carica, è camminato sulla linea. Lui in questo momento credo che sente la responsabilità del gol, ragazzo, secondo me è molto sensibile questa cosa, però è un giocatore che non si risparmia mai, è un giocatore che è integrato nel gruppo. Io almeno personalmente, poi può darsi che mi sbaglio, quando finisce la partita, ragazzi, al di là dell'assito del gol che si può fare, che può sbagliare così, nell'arco dei 90 minuti è un giocatore che contribuisce a far sì che l'Ischia faccia sempre una partita buona, perché devi sapere, cioè, che gli attaccanti ti fanno giocare bene, cioè una partita di calcio, se gli attaccanti non giocano bene, la squadra non gioca bene, perché il punto di riferimento è in avanti, quando deve tenere la palla, che ti dà il tempo di movimenti, e lui tutte queste cose qua le fa molto ma molto bene. È normale che noi come insomma aspettiamo che ci faccia gol, però poi dopo non deve essere neanche in assillo, perché il ragazzo, che secondo me, se lo facciamo pesare questa cosa, secondo me si condiziona ancora di più e si blocca ancora di più. Deve stare sereno e penso che all'improvviso in una partita ce la farà vincere, ci farà i gol e mi auguro che poi dopo avrà un continuo su questo, perché è un ragazzo che veramente, al di là dell'aspetto, in questo momento che ci manca questa cosa qui, è un ragazzo che contribuisce a far sì che l'Ischia abbia sempre faccia una partita di un buon livello.